Zimmers. E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge. Quindi bentornati in casa Redfield, ragazzi. Allora, nello scorso episodio è nata la piccola da Redfield, erede, ragazzi, della quarta generazione. Fatico ancora a crederci che siamo arrivati già alla quarta generazione, quasi, ragazzi, è una cosa, mamma mia. Allora, qui siamo con il nostro Dylan, che ha preparato la cena, ragazzi, perché sì, la nostra, dopo il parto, deve rimettersi in forma. Mamma mia, tesoro, sei molto giocosa, datti una calmata. Subito proprio di corsa. E quindi in casa, cerca di calmarti. Si preparano solo, no, tesoro, solo pasti più che nutrienti. Fine. Ecco. Prendi una porzione e siediti. Il nostro, dopo aver preparato la cena, immaginiamo, ragazzi, che ci sia il baby monitor o cose simili, sente che la sua patatosa è sveglia e ovviamente si precipita qui, ragazzi. Perché lui è il nonno di questa patatina e se la vuole spupazzare, perché vi ricordo purtroppo che la fine di Dylan è vicina, ragazzi, ahimè. E quindi sì, il nostro vuole passare più tempo possibile con la sua patatosa. Oh, guardateli, ragazzi, se non sono un amore, come non fare una foto del genere? Come? Sono troppo belli, troppo. Se la vuole si spupazzare, farla, fai la faccia buffa, fa le dei versetti, coccolala ancora un po' e poi culla. E vedete, lei è felice di stare a contatto con il suo nonno, che la ama tanto. E ho detto sì. Vuole passare un po' di tempo con lei, ragazzi, ma perché? Perché Dylan sta per partire. Oddio, fermi. Quando si presenta di nuovo Sim, Dylan ha la possibilità di iniziare la relazione con un livello di amicizia più alta. Ora la sua reputazione lo precede. Oh, è diventata buona amica di Dylan! Che bello, ragazzi. Perché sì, il nostro ha deciso, ragazzi, sebbene molto, è stato molto combattuto, perché comunque è nata la sua nipotina, sa che le è rimasto poco tempo. Però, ragazzi, ha deciso di scegliere il suo sogno comunque, no? E di provare a dedicarsi finalmente a ciò che ha sempre, a cui ha sempre aspirato. Quindi, Selvadorada. È qui che la guarda, ragazzi, non vorrebbe mai e poi mai separarsi da lei. Però, sa che Jill, tesoro, no, però sa che la sua fine ormai è vicina. E quindi, come dire, no? Deve farlo, ragazzi, deve, in cuor suo sente che è giusto. E vuole anche parlare con sua figlia, perché, come dicevo nello scorso episodio, lei non è stata l'unica a nascondere al padre qualcosa, ovvero la sua gravidanza. Anche lui non, insomma, non l'ha informata del fatto che si sta frequentando con una persona. Quindi, visto che rimangono soli, perché il nostro magari va a scaricare la tensione, perché vi ricordo sempre che c'è questa situazione qua, lui vorrebbe avere un figlio, mentre la nostra vuole dedicarsi al lavoro. E avete sostenuto Mirko, ragazzi. Questa è una cosa che mi fa piacere perché, insomma, no, magari si tende a essere più affezionati ai personaggi, fra virgolette, principali. Quindi vai qui, caro.
e l'abbraccerà affettuosamente. Assolutamente sì. Perché vuole far capire a sua figlia che, sebbene sia stato deludente, le vuole bene. Papà, tu sei così dolce, ma sei sicuro di avermi perdonata? Insomma, non è stato proprio come cucinare un tramezzino al formaggio grigliato. Tesoro, vorrei passare sopra quella macchina che ti ha fatto questo, non lo nego. Però ci ho dormito sopra diverse volte ormai e sì, superiamo questa cosa. Certo, non è facile come una partita di baseball, però papà, ti prometto che sarai sempre informato su qualunque altra cosa della mia vita. Insomma, qualunque capitolo deciderò di scrivere da ora in avanti, tu sarai sempre informato. E lui, beh, ti dico la verità, tesoro. Anch'io ho qualcosa da dirti. E lei, dimmi, papà. Vedi, io vorrei farti conoscere questa persona. Sta mostrando le foto di Guadalupe. Eh sì, e chi è? Vedi, come dirtelo? Ha un po' una faccia da lama, eh? Ragazzi, abilità di cultura selvadoregna. Stava mostrando le foto. In realtà di Selva Dorada. È una persona che mi accompagnerà nel mio viaggio. Nel tuo viaggio? Stai scherzando? No, vedi, tesoro, non è uno scherzo. C'è qualcosa che io devo dirti? Sì, questa canta. Io non voglio saperlo, perché secondo me, ragazzi, ha già qualcosa, ha già intuito. Ti prego, tesoro, non è il momento. Ecco, fai una conversazione personale profonda, di fare l'amate. Ho sbagliato con te, però vedi, tu sei una ragazza di mondo, saprai sicuramente accettare il fatto che? Cosa? Insomma, che vedi, la vita va avanti. Sì, abbiamo avuto molti giorni di pioggia dopo che la mamma è morta, però ora va meglio, vero? Ti prego, non dirmi che ti sei iscritto a qualche strano sito di incontri per trovare l'anima gemella. No, tuo padre è un dinosauro. Non sa usare quelle cose. Però vedi, non sono così dinosauro da non poter avere una storia. Una che? Insomma, io ti prego, non guardarmi così, ma ho trovato una persona che mi ama. Una cosa? Guardate la faccia, ragazzi. Cosa dici? E chi sarebbe questa? Eh sì, ragazzi, c'era da aspettarselo, eh. Ti prego, non pensare che sia un pipistrello che vuole succhiarmi via tutte le energie vitali. Capisci? Papà, è una cosa che mi sconvolge, però ti vedo felice. Saranno gli ormoni ancora che circolano nel mio corpo. So che non è facile come una partita di baseball, ma se questa è la tua felicità, io lo accetto. Tesoro, vedi, un papà non è un robot. So che questo sarà un'enorme esplosione nella nostra vita. Però vedi, mi sono sentito un ranocchio per così tanto tempo e ora ho bisogno, sì, di sentirmi di nuovo, capisci? No? E lei, papà, se questa persona ti ama. Certo, dovrò prendere un cappuccino con lei, però non la farai trasferire qui, vero? Ti prego, dimmi di no. Beh, questa è una cosa su cui magari dovremmo riflettere. Beh, va bene, ok, vuoi avere una storia? Va bene, ma fuori di qui. Questo no, papà, questo non puoi farmelo. Sono l'erede di questa famiglia e non accetterò mai una cosa del genere. Ok, va bene, in realtà io vorrei trasferirmi con lei a Selva Dorada. Selva Dorada, ok, lontano da qui. Cosa? Cosa hai detto? Selva Dorada? Papà, non puoi andare a vivere a Selva Dorada e trasferirti lì in pianta stabile. Era meglio il sito di incontri, te lo giuro. Tesoro, tu sei un'anima così dolce. So che capirai che, insomma, è giunto il momento anche per me, Sherry, di vivere la mia vita, le mie aspirazioni, i miei sogni. Non mi rimane poi molto. Papà, ma non dire così, sei ancora giovane. Beh, non è che sia proprio più così giovincello e. Non dirlo, non dirlo a lei quando non vuole sentire un discorso, ragazzi, attacca e a cantare. Papà ti dice che sta per stirar. Va bene, sì, abbiamo capito, basta.
Vi prego, per favore, cosa cantate o no? Papà, ti prego, non voglio altra pioggia nella mia vita. Ma è un trasloco, tesoro. Non, veramente, sarai felice tu. Tua sorella, sarete felici tutti. Questo discorso, guarda, non lo voglio sentire, è proprio da immondizia. Ok? Tu che ti trasferisci a Selva Dorata e Ada ha bisogno di te, ma lei ha bisogno di sua madre. Il nonno sarà sempre presente, le scriverà, manderà delle foto, delle lettere e ti risulta che possa leggerle, papà. Non è un'idea grandiosa questa. Lui canta, ecco, abbiamo capito da chi ha ripreso, ragazzi. Questo viziaccio. Vabbè, invece di cantare, tua figlia si è svegliata, tesoro. Vai. Eccola qua, cambia il pannolino sporco. E poi nutri. Insomma, hanno chiarito, ragazzi, però. Come dire, no? Alzati anche tu, tesoro. Fino a una certa. Prendi una porzione. Perché c'è chi invece ancora qua non riesce. Prendi una porzione e ti siedi, non riesci a chiarire. Io pensavo che ci saremmo tenuti per mano sempre nel nostro percorso. Di cosa stai parlando? Questa tamburi nel cervello che non ci arriva. Oddio, ti prego, non ricominciamo con quel discorso. Sei una persona dolcissima, so che saresti un'ottima madre. Ti prego, perché non vuoi avere un po' di sole nella nostra vita dopo tanta pioggia? Non lo capisco. Vuoi perdere tempo a prendere mosche? Ormai condividiamo anche lo stesso cassettone. Non pensi che un figlio aggiungerebbe un po' di colore nella tela della nostra vita, Rebecca? Non credi questo? Io ho bisogno di sapere che tu, insomma, vuoi mettere la nostra famiglia al primo posto, vuoi mettere anche me al primo posto e non solo il tuo lavoro. Insomma, ti vedo sempre con quello smartphone in mano anche quando sei in casa. È come se non ci fossi. E io ho bisogno di sole, non più di pioggia, Rebecca, cerca di capirlo. Ti prego, l'abbiamo fatto questo discorso, lo capisci? Non è facile, no? Come preparare da mangiare. Ci sono dei libri sulla genitorialità, potremmo imparare. Lo so anch'io che non è facile come bere un cappuccino, eh? Però sarebbe una nota diversa, musica diversa nella nostra vita. Lo vuoi capire? Insomma, sono una persona pulita, non penso di meritarmi questo. E lei non è come parlare di cibo spazzatura, capisci? Non fare il lama, cerca di capire. Ho faticato troppo per arrivare dove sono finora. Vorrei avere una posizione migliore, capisci? Non essere un disco rotto. Lo sai che per una donna. Cosa? Cosa? La maternità non ti mette in manette, eh? Non è che vai in prigione, eh? Perché fai questo discorso? È un'assurdità, vero? È una barzelletta questa. Lei, ragazzi, cerca un attimino di far capire a lui il punto di vista. No, vedi, sono d'accordo, porterebbe musica nella nostra vita. Però vedi, no? Mi tratterebbero come cibo spazzatura al lavoro. Ma cosa stai dicendo? Non inventarti scuse, capito? Sei forte. Sarebbe come perdere, il loro giocatore migliore. Non inventarmi queste scuse, ok? A volte mi fa venire voglia di andarmene via di qui, di trasferirmi altrove. Tesoro, allarme rosso, eh? Se tuo marito dice una cosa del genere, allarme rosso. Che è qua? Perché sei così sporco? Che cosa c'è? Vabbè, asciuga. E magari fai, sai cosa? Che problema c'è? Indaga, tesoro. E lei, ragazzi, ci rimane male, no? Non direi sul serio, spero. Lo sai perfettamente quante difficoltà ha una donna nel riprendere da dove era rimasta quando ha una gravidanza e un figlio, eh? Metti con una gravidanza difficile e devo restare a letto per mesi, eh? Non ci pensi a questo, vero? Sì, sarei un'ottima madre, sono anche dolce. Oh mio Dio, la vivi come se dovesse esplodere il mondo se rimani incinta. Sei esagerata, non è che un figlio è come un pipistrello che ti succhia via tutte le energie vitali, eh? Sono discorsi da orso questi, secondo me. E Dylan, ragazzi, vorrebbe non aver sentito. Vorrebbe non aver sentito. Io porterei Nemesisina a fare una passeggiata, eh? Sì, bravo, caro, portala perché è un momento critico. Ehi, Sherry, sono io, Mirko, ti andrebbe un appuntamento?
Oh, per la Peppa. Ragazzi, come può dire di no? Lei vorrebbe dire di no, ragazzi, ma non riesce. Non riesce. Lui si è fatto vivo per tutta la gravidanza, ragazzi. È riuscita a tenerlo lontano, quindi non sa ovviamente che lei ha avuto una figlia, né tantomeno che è anche sua figlia, ovviamente, ragazzi. E come potrebbe perdere questa occasione? Certo che accetta l'appuntamento. Allora, ragazzi, non chiedetemi il perché, ma l'ha portata qui. Ci sono anche i fuochi d'artificio. Mamma mia, ragazzi, cose serie queste. Vai qui. No, 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 guarda, fai una cosa, vai qui insieme. Vai qui insieme, godetevi i fuochi d'artificio. Vai, vai. Questi sono per lei, ragazzi, eh. E lei è molto felice di questo gesto perché lui ha organizzato questo per lei. E lei li guarda, ragazzi, estasiata praticamente. E immagino lui le abbia detto: lo vuoi capire che, insomma, io per te farei di tutto? E lei la butta lì. Certo, potevi invitarmi per il sole, ma ammetto che anche questo è stato un bel gesto. Ti ho scritto e riscritto, non ti fai mai viva, mi hai tirato un sacco di bidonate. Anzi, che ti sei presentata, o non essere un disco rotto. Ho avuto molto da fare, non sono pigrona come te, che non fai niente tutto il giorno e magari dormi. E lui, non fare il granchio con me. Sento che mi nascondi qualcosa, e lei, io sono una persona, una ragazza di mondo. Non potrei mai nascondere qualcosa a qualcuno. Certo, a lui sì, però, tesoro. Comunque stai bene, non hai bisogno nemmeno di un paio di occhiali da sole, insomma. E lui, beh, anche tu sei bella come un mazzo di rose. Lo sai? Vabbè, ragazzi, questi, insomma, no? Che dire? E lei vuole flirtare con lui, ovviamente. Guardate lui, ragazzi! Mi prende l'iniziativa in questo modo? Oh, per la Peppina! Ma ragazzi! Oh, santa pera! Scusate, mi ha lasciato senza parole proprio. Bacialo! Ricambia, ragazzi! Come potrebbe non ricambiare? Dopo un gesto del genere, siediti insieme. Sei amichevole con Mirko. Voglio proprio vedere, ragazzi, perché, insomma, la nostra, vedete, fugge, fa sempre un po', no? La preziosa con lui. Ci vogliamo sedere qui? Magari sì, se lui si dà una mossa. Sì, vabbè, le bollette, ragazzi. Allora ti ho colpita, immagino lui sta dicendo, no? Dimmi chi ti ha mai organizzato addirittura dei fuochi d'artificio. E lei, tu parli troppo per i miei gusti, lo sai? Sti due ragazzi proprio fanno scintille. C'è poco da fare. Sì, altro che il cane qua. Beh. Sì, ragazzi. Chiedi di ammirare le stelle, dai, fai qualcosa di amichevole anche con lui. Magari è lui che lo propone. Dai, vieni. Tu sei la stella più bella e luminosa, però non è uno spettacolo be... No, non è vero, non è vero. Che è? Brucia il suolo, ragazzi, che è successo? Ah, lui deve andare in bagno, vai, vai, caro. Che anche lei in realtà dovrebbe. Ragazzi, lei non se l'aspettava. È stato veramente un bel gesto. Vuoi criticare qualcosa, tesoro? Devi rompere il pelo sempre. Ma perché? No, vai in bagno, va. Che, come dire, necessiti. Vai. Vai, vai. E ovviamente, ragazzi, un po' gli ormoni, un po' il fatto che a lei piace lui, c'è poco da fare.
Si sa già un po', no? Come finirà la storia. Ovvero, lavati le mani, tesoro, mi raccomando. Con un bel vai qui insieme. Eh beh. L'appuntamento sta per terminare, ragazzi. E in modo più che spettacolare. Lui si prende un caffettino perché ovviamente ne ha bisogno. Lei flirterà con lui. No. Luna. E poi, ragazzi, Ciao. fai fichi fichi con Mirko, ovviamente. Sta per finire, ragazzi, la lunga vita di Dylan, eh? Mamma mia, ragazzi, ho l'angoscia. Vai! Allora? Sti due, ragazzi. Lui vorrebbe resisterle, ma non ce la fa. Poi registrati. Chiedi a qualcuno di fare coppia fissa? Ragazzi, chi lo sa? Magari la nostra sta veramente valutando l'idea di, no? Eh no, gli è passata subito, ragazzi, subito le è passata sta cosa. Bacialo almeno, dai. Un bel bacio. E poi la nostra dovrà rincasare perché. Oh, fermi, una promozione. Personalità di internet o pubbliche relazioni? Io in questo momento vedo più come pubbliche relazioni. Perché lei sta cercando, ragazzi, con questa carriera, e ho capito, zitto un attimo, di farsi pubblicità per la sua scuola di ballo. Quindi il posto fisso ad una multinazionale non è sempre un male, permette di conoscere da vicino le celebrità più in vista e pubblicizzare prodotti importanti. Convincere la gente a mettersi in mostra è una delle cose che ti riescono meglio, non c'è nulla di così grande che non possa giocare a tuo favore. Vai! Perfetto! Quindi ragazzi, 263, direttamente dai fan, crea una rete di contatti con i giornalisti, scrivi nel blog per i follower. Quindi direi che a questo punto è la nostra, ragazzi, no? Ha fatto i suoi bei progressucci. Ma c'è Machi allora qua in giro, eh? Aggiungi un giornalista alla tua rete di contatti. Ah, però, perché no? Questo te lo bloccherei, cara. E poi scatti una foto, magari la scatti con lui, dai. Potresti effettivamente. Perché no? Sì, scattarla con lui, dai. Scatta una foto con. Sono come due calamite. Ma lei deve sbrigarsi a rincasare perché suo padre, ragazzi, partirà oggi. Dai, su. Meschi Sì, servono proprio le battute di abbordaggio. Ti sono mancato almeno un po'. E lei, dai, facciamo un selfie. È come cambiare argomento, ragazzi, quando il discorso si fa scomodo. Però sono carini, eh. Sono molto, molto carini. A me piacciono veramente tanto. Oh, così. Però la nostra, diciamo che fino qui era quello che mi interessava. Perché comunque a questo punto, ragazzi, direi che la nostra potrebbe anche iniziare a pensare di cambiare, quindi di iniziare a investire, chiamiamolo così, lei terrà questo lavoro, ragazzi, ma il lavoro effettivo sarà quello di ballerina, ok? Immaginiamolo ovviamente. E perché no? Quindi cambiare, vabbè, nel senso terrà questo lavoro, fra virgolette, ragazzi, cioè il lavoro effettivo sarà quello di ballerina nella nostra fantasia. Ma in realtà io pensavo di introdurla nel mondo dello spettacolo e quindi di farle intraprendere poi la carriera. Questa qua, per capirci, ragazzi, non mi ricordo mai un pero io. Cerca un lavoro, ecco. Dylan è andato a lavorare. Dylan, tu devi partire, vabbè. Di attrice, ok? Non è proprio il lavoro che immagino per lei, però posso immaginare che magari alla fine è stata mandata all'asilo, torna a casa tesoro,
magari che possa intraprendere questo lavoro, tipo, sapete, ragazzi, quelle, chiamiamole soubrette, che sanno fare un po' tutto, un po' cantare, un po' ballare. Ecco, secondo me, sebbene il suo primo amore resti comunque la danza, la nostra è un po' quel tipo. Fatemi sapere se secondo voi dovrei aspettare ancora un po', oppure dovrebbe cambiare già il lavoro. Allora, ragazzi, crimini efferati allo spazio Y, meglio spazio Y, e questo, ragazzi, capita proprio a fagiolo. Dylan è sconvolto dalla scoperta che la corruzione viene ostentata con sfrontatezza ai piani alti della spazio Y. Oggi un ranger di alto rango del quadrante di Sixam ha avuto l'ardire di fargli l'occhiolino mentre caricava merci di contrabbando nell'abitacolo di un camion spaziale a lungo raggio. Indagare sui compagni ranger spaziali non fa parte del lavoro di Dylan, ma eseguire un arresto di alto profilo potrebbe incentivare il graduale ripristino dell'ordine e della giustizia. Dylan deve spingersi e mettere in luce i crimini del proprio dipartimento o lasciare che se ne occupino gli affari interni? Dylan guadagnerà fama, reputazione e denaro e si licenzierà se seguirà un arresto, o la vita di Dylan continuerà immutata se guarderà dall'altra parte. Ora, detto proprio fra noi, ragazzi, ci sono ben due motivi per cui lui eseguirà l'arresto. Punto primo. Perché in base della fama, ragazzi, non me ne frega niente, però sinceramente, anche perché la vita di Dylan ormai, come avete potuto vedere anche voi, è quasi finita. Però sinceramente, per una persona all'antica, come io immagino Dylan comunque, non si girerebbe mai dall'altra parte. Questo è il primo motivo. Il secondo, ragazzi, è che detto fra noi, se si licenzia è anche meglio, perché obiettivamente sta per morire, quindi andrà a Selva Dorada, cioè, che ci facciamo col lavoro di Dylan? Tanto non era nei programmi comunque farlo arrivare a livello 10, e quindi lui eseguirà un arresto. Ha iniziato il cammino verso la notorietà. Dylan ha lasciato il lavoro presso Spazio Y, ha deciso che era il momento di scegliere una nuova direzione per la carriera. Giuramento d'onore. Mentre Dylan a manetta è il ranger corrotto, è consapevole che i suoi giorni alla Spazio Y stanno per volgere al termine. La dirigenza è complice, essendosi fatta corrompere mentre fingeva di far rispettare la legge e l'ordine. Dylan non potrebbe più accettare di far parte di una simile organizzazione e rassegna le dimissioni con effetto immediato. Per fortuna, la denuncia dei crimini frutta un premio monetario particolarmente utile se si considera l'attuale stato di disoccupazione di Dylan. Quindi ragazzi, che dire, è capitata proprio a fagiolo come scelta, vi dico la verità. Il nostro torna a casa distrutto, non partirà ovviamente, fai un disco pisolino tesoro, non partirà immediatamente perché devono rincasare Rebecca, deve rincasare Mirko. E io ragazzi, in realtà avevo in mente questa cosa. Fai un pisolino tesoro, nel frattempo anche tu. Io volevo aspettare, ragazzi, ve lo dico sinceramente, il compleanno della piccola Ada. Vi spiego perché. Eccolo qua. Compleanni, ragazzi, cioè cresce oggi. Quindi volevo prima far crescere Ada, tanto una volta che, oh scusate, una volta che siamo, cioè nella Legacy Challenge non è permesso farli passare d'età prima i Sim. Però obiettivamente, Gillian, tesoro, però obiettivamente ci siamo, cioè è lunedì ed è il suo compleanno, quindi piuttosto che aspettare, aspettare, aspettare che cresca, poi magari cresce anche adesso, ragazzi, non lo so, però la farei crescere, quindi non appena magari il nostro si è ripreso un pochino, ecco, devi nutrirla, tesoro mio, perché è il caso. Tesoro, ti prego, vieni tu qui, vieni a conoscere tuo nipote. Faccio un salto, dai. Via la divisa, Dylan, ormai, butta pure il cibo avariato. Poi abiti, cambia abito e direi che puoi indossare qualcosa per il freddo. Questo. Sto schifo è rimasto qua, ragazzi, ovviamente, perché mi dimentico sempre tutto. Molla. E cambiale anche il pannolino, poi coccola su. Un paio di coccolini. È tornata anche lei, ragazzi, più distrutta che mai. Vai qui, tesoro, e guarda un canale nel frattempo.
tipo i notiziari, perché vorrei anche aspettare il rientro a casa di Mirko. Ci tiene, ragazzi, secondo me, ad assistere al compleanno della nipotina. Sto schifo, lo butterei. No, non è vero, non lo butto. Sì, è vero, lo butto. Ciao. E vieni qua, caro, vieni ad osservare tua figlia e tua nipote insieme. Sei felice, caro, hai creato una bella famiglia. Tua figlia ti ha dato un dolore enorme, però vabbè, dai. Chi è? Sono Michela. Oh mio Dio. No, tesoro, dobbiamo annullare. Lei annulla con una scusa, però secondo me ha saputo dell'uscita di Sherry e Mirko, ragazzi, e eccola lì che si è fatta viva. Oh, ammazza, rompe il pelo, però, eh. Quindi vieni qui, tesoro, tua nipote anche sta per crescere. E caro, vieni anche tu qua, sbrigati subito perché ti vedo molto teso, esatto. Quindi, facciamo crescere la piccolina, ragazzi. Fai passare di età. La piccola Ada sta per crescere, oh mio Dio. Allora, dunque, bebè, ti attendono giorni in cui ti divertirai con i giocattoli, esplorerai il mondo e imparerai a comunicare con le parole anziché con le lacrime. È il momento ideale per iniziare a sviluppare abilità per il futuro. Io, ragazzi, vi dico la verità: vista la madre, me la immagino una tipetta accattivante. Adorano socializzare, acquisiscono l'abilità di comunicazione più velocemente e non hanno paura degli estranei. Possono condividere l'affetto con altri sim. I capelli, ragazzi, sono del papà. Assolutamente sì, fatemela vedere. Guardate che occhioni, oddio ragazzi! Ma è tutto al padre, no? Aspettate, gli occhi sono di Sherry. Sì, ragazzi, cioè, è bellissima. È carinissima. Mi piace tantissimo. Non vedo l'ora di sistemarle il look, ragazzi. Ma eccola qua. È cresciuta la nostra futura erede di quarta generazione, ragazzi. Guardatela. Non è adorabile? È troppo, troppo carina. E con la piccolina di casa, ragazzi, che è appena cresciuta, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Se vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, soprattutto link ai canali dei miei amici YouTuber, ragazzi, andate e iscrivetevi perché ne vale veramente, ma veramente la pena. Sono bravi, simpatici, talentuosi, ragazzi, andate. Mi raccomando, iscrivetevi, non perdete tempo perché vi garantisco che non ve ne pentirete, ragazzi. E soprattutto, servi la cena, tesoro. Prepara insalata caprese. E soprattutto, ragazzi, tu vieni qui a coccolare la tua piccolina, abbracciala e rallegrala. E insegnale qualcosa. E impara anche a conoscerla, ovviamente. Dicevo, mi raccomando, ragazzi. Una volta iscritti, attivate la campanellina perché solo, soltanto in questo modo vi arriverà una notifica nel momento in cui qualcuno di noi pubblicherà un video nel proprio canale. Quindi mi raccomando, ragazzi, campanelline sempre attive. Fatemi sapere cosa ne pensate dell'incontro fra Sherry e Mirko, cosa ne pensate delle continue discussioni, comunque dire Becca e l'altro Mirko. E soprattutto se vi piace la piccolina, ragazzi, sono curiosissima di saperlo. Il nonno l'abbraccerà e poi giocherà con lei, perché non sappiamo quanto ti resta, caro, quindi approfittane. Io vi auguro, ovviamente, ragazzi, una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Il bug mistico, ovviamente. Come no? Un fantastico inizio settimana, ormai lo sapete bene, vi abbraccio forte sul sul Simmers. Questa già inizia bene, ragazzi, eh? E non.